Puntata di geopolitica incentrata sui fatti che stanno avvenendo in America. Io do subito il benvenuto a Demosthenes Floros, Senior Energy Economist del CER, Centro Europa Ricerche di Roma. Benvenuto, ben ritrovato Demosthenes. Buon pomeriggio, grazie, ben ritrovati. Allora, noi riproporremo un'analisi, questo è proprio un breve video di introduzione a un'analisi che abbiamo fatto ancora risalente al 14 maggio addirittura del 2020, che è molto indicativa per capire i fatti che stanno avvenendo in queste settimane, il post elezioni e quello che è avvenuto fino ad ora negli Stati Uniti e quindi in particolare anche a Washington. Allora, Demosthenes, noi nell'intervista del 14 maggio 2020 abbiamo fatto un'analisi economica di ampio respiro economica anche e sociale che appunto ci permette di capire meglio i fatti che stanno avvenendo in questi giorni. Cosa mi puoi dire? Beh, innanzitutto desidero ringraziarti e ringraziare Pandora perché appunto sin dal 14 maggio siamo riusciti o perlomeno abbiamo tentato di affrontare una serie di temi e di questioni che nei media mainstream purtroppo non vengono affrontati. Non tocca a me in particolar modo dire se sono stati affrontati in maniera corretta o meno, questo è compito del nostro pubblico, ma noi ci siamo assunti la responsabilità di cercare di individuare quelle che potrebbero essere le cause economiche, sociali e geopolitiche che hanno determinato la situazione attuale e quindi desideriamo condividerle anche con il nostro pubblico, che potrà appunto rivedere, rianalizzare una serie di dati che abbiamo proposto e a mio avviso un aspetto molto importante del quale dobbiamo tener conto è che le conseguenze che appunto stiamo vedendo negli Stati Uniti d'America in queste ore, in questi ultimi giorni, purtroppo non riguarderanno, utilizzo anche il futuro, gli Stati Uniti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma riguarderanno anche l'Europa e riguarderanno anche l'Italia. E quindi forse questo uno degli aspetti più importanti del quale tener conto. E quindi invito veramente il pubblico ad ascoltare e ad analizzare con attenzione quanto avanzammo il 14 maggio, perché in realtà stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, ma stiamo parlando anche di casa nostra. Stiamo parlando di casa nostra. Quindi partiamo adesso con alcuni passaggi più significativi dell'intervista del 14 maggio 2020 proprio con Demosthenes Floros e buona visione a tutti. Che America è quella che si sta avviando alle elezioni presidenziali di novembre? Buon pomeriggio e anzitutto vi ringrazio per l'invito. La situazione economica che stanno vivendo gli Stati Uniti d'America è una situazione molto complicata, forse la più complicata dalla Seconda Guerra Mondiale, se non dalla crisi del 29-31. E i dati parlano chiaro, potremmo partire da quelli più importanti. Dopo 7 settimane di lockdown, le richieste per i sussidi di disoccupazione hanno raggiunto la cifra record di 33.500.000 nuovi disoccupati negli Stati Uniti. Quindi un numero che per la verità non si è verificato nemmeno nella crisi del 29-31 e che ha portato il tasso di disoccupazione al 14,7%. Tenendo conto anche che negli Stati Uniti d'America il modo
con il quale loro calcolano il tasso di disoccupazione è diverso dal nostro, tanto per fare un esempio, bastano poche ore di lavoro la settimana precedente all'indagine per risultare come occupati, oppure il fatto che si contino i contratti e non le teste, mentre noi sappiamo che negli Stati Uniti d'America sono tanti i lavoratori, sono milioni i lavoratori che hanno due, se non addirittura tre occupazioni. Quindi una situazione molto complicata e a mio avviso dove si è vista in tutta la sua drammaticità l'assenza di un sistema sanitario nazionale. Forse questo l'aspetto più grave che è sotto gli occhi di tutti. In poche parole abbiamo visto come esista una sorta, mi si conceda l'espressione, di terzo mondo all'interno della più grande potenza economica mondiale. E accanto però a questa crescente povertà non possiamo non sottolineare anche un contemporaneo aumento della ricchezza, sempre più concentrata in poche mani. Infatti, se andiamo a vedere il valore dei patrimoni degli americani più ricchi, dall'inizio della crisi, quindi da marzo, il patrimonio degli americani più ricchi è addirittura aumentato. Quindi, come sempre, una crisi porta vantaggi per una minoranza e invece peggioramento delle condizioni per la maggioranza della popolazione. È quindi in questo contesto macroeconomico molto complicato che l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si accinge ad arrivare alle elezioni politiche di novembre. Non più, diciamo, non più così certo della rielezione, come invece appariva fino agli inizi del 2020 per bene o male qualsiasi analista, indipendentemente dal suo orientamento politico, in un contesto politico americano caratterizzato, a mio avviso, anche se questo fosse un aspetto che noi riusciamo a cogliere poco, anche perché conosciamo non in maniera approfondita l'ordinamento giuridico americano, dicevo una contrapposizione tra Stato federale da una parte e governatori dall'altra. E infatti vediamo che proprio sul tema della riapertura delle attività economiche, questo scontro si sta accentuando e quasi fosse un paradosso, è proprio l'attuale presidente Trump che sta in un certo senso incitando la propria folla, i propri sostenitori contro i governatori degli stati che mantengono ancora delle forti limitazioni. Non solo, per un verso, quindi per quanto attiene la politica interna americana, vediamo questo scontro, ma ovviamente Trump necessita anche, per quanto invece riguarda la proiezione esterna, di una forte propaganda anticinese. Abbiamo infatti visto nelle ultime settimane, come la propaganda americana contro, appunto la Cina e l'atteggiamento che la Cina ha avuto diciamo nell'affrontare la malattia, la pandemia, ha portato per l'appunto ad un incremento dello scontro e ad una feroce propaganda anticinese. Si utilizzava anche l'espressione virus cinese nel corso delle conferenze stampa alla Casa Bianca, alla White House. Però bisogna cercare di capire e di distinguere i diversi livelli. Da una parte abbiamo per l'appunto lo scontro in politica interna e in politica estera, ma dobbiamo anche saper distinguere quella che è la propaganda legittima di ogni Stato, ovviamente, da quelle che invece sono le politiche dietro le quinte. Perché dietro le quinte, a mio avviso, proprio negli ultimi giorni si stanno verificando delle situazioni molto interessanti, che
che non sono in linea con la propaganda anticinese e che vedono invece il tentativo di un riavvicinamento da parte degli Stati Uniti d'America del presidente Trump nei confronti della Cina, quindi la ripresa di un dialogo sull'accordo commerciale che era stato siglato a gennaio 2020, ma forse quello che è l'aspetto ancora più interessante è la cornice politico-militare sulla scia del proscioglimento del generale Flynn. Generale Flynn, quello che era stato accusato all'inizio dell'era Trump di essere una sorta di asset russo, da qui lo scoppio del caso Russia Gate. Ebbene, abbiamo visto che il procuratore Barr ha preso una posizione molto chiara e non è un caso che l'apertura di Trump, sia nei confronti di un accordo commerciale cinese, sia nei confronti di un accordo militare che comprenda Cina e Russia nel contempo, sia avvenuto nel giro di 24 48 ore dal proscioglimento sostanziale del generale Flynn dalle accuse di essere una spia russa, detta in parole molto semplici, e dalla posizione del procuratore Barr, che mi pare un elemento non indifferente, aveva indicato anche una parte dell'apparato dei servizi italiani come potenzialmente coinvolti in questa vicenda, quindi nella costruzione di prove a favore del Russia Gate e quindi dell'impeachment, insieme a apparati inglesi ed australiani. Un'ultima considerazione, il fatto che ci possa essere stata una effettiva azione da parte dei servizi italiani, non impedisce all'attuale amministrazione americana di vedere nel nostro paese, nell'Italia, un paese dalla posizione, dal ruolo geopolitico molto importante all'interno del Mediterraneo, il quale ha riscoperto una sua centralità dopo anni, dopo decenni, soprattutto in virtù del progetto della Via della Seta, che ha proprio il nostro paese come approdo di questo immenso progetto infrastrutturale. Volevo ritornare con lei all'aspetto appunto degli Stati Uniti. È d'accordo che le elezioni presidenziali di novembre saranno probabilmente le più importanti degli ultimi decenni a livello geopolitico? Sì, ritengo che le prossime elezioni potranno effettivamente essere tra le più importanti, se non le più importanti nell'ultimo decennio, negli ultimi decenni. E anche qua per cercare di capire il motivo, partiamo da una serie di dati economici, a mio avviso, molto importanti, sui quali poi fare qualche considerazione di natura politica, avanzare qualche punto per una discussione ovviamente che non si può risolvere in pochi minuti. Ebbene, noi abbiamo conosciuto il ruolo degli Stati Uniti d'America in quello che è stato il contesto della Guerra Fredda, che nasce ovviamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il peso economico degli Stati Uniti d'America, quindi il prodotto interno lordo americano, pesa per il 50% sull'economia mondiale. Ebbene, crollato il muro di Berlino, gli anni 89-91, crollata l'Unione Sovietica, nel 1995, quindi mezzo secolo più tardi, nonostante la guerra vinta, anzi, sulla scia della guerra vinta, il peso degli Stati Uniti d'America sul prodotto interno lordo mondiale si era già dimezzato. Quindi andavamo già nella direzione economica, ma non politica e militare, di un mondo tendenzialmente multipolare. Un altro dato, a mio avviso, molto interessante, visto che oggi il peso dell'economia americana non arriva nemmeno al 25%, ma siamo attorno al 20%, quindi è ancora sceso rispetto a quello del 1995. Se noi andassimo a vedere la redistribuzione della manifattura a livello mondiale,
Noi osserveremo che il 28,5% della manifattura a livello mondiale oggi si concentra in Cina, secondo i dati del report, dell'ultimo report di Confindustria di un anno fa, di quasi un anno fa, l'ultimo a nostra disposizione, di maggio 2019. Quindi invece la manifattura negli Stati Uniti d'America, il peso della manifattura, e questo è anche uno dei motivi che portò alle elezioni e alla vittoria di Trump, è invece sceso in maniera significativa ed oggi rappresenta il 17,2% della manifattura mondiale. Quindi peso della Cina sempre più crescente, oggi il 28,5%, nel 1995 era il 5%, e invece peso degli Stati Uniti nella manifattura decrescente, oggi poco più del 17%, e comunque in fase calante. Ecco quindi che l'Adamo Smith del XXI secolo ci parlerebbe di una divisione internazionale del lavoro dove l'Occidente non è più il centro, dove il centro è l'Asia, il continente eurasiatico, il cuore sono ovviamente, è ovviamente la Cina. Ma ci informa il Financial Times che da dicembre del 2014, se noi calcolassimo l'economia, il peso dell'economia in termini di parità di potere d'acquisto, quindi per quello che noi possiamo effettivamente comprare, ecco che la Cina ha superato gli Stati Uniti nel 2014. A fine 2014 è già oggi la prima potenza mondiale. Anzi, secondo i dati del 2018, che a mio avviso vedranno un'ulteriore discrepanza dopo l'uscita dalla crisi attuale, vedevano già il PIL cinese attorno a 25, oltre 25 trilioni e quello americano a 20 trilioni. È in questo contesto che scoppia la crisi attuale che stiamo vivendo, che a mio avviso vedrà un'uscita da parte della Cina molto forte. I primi dati sono già abbastanza chiari a tal riguardo, e quindi io credo che la Cina uscirà vincitrice da questo contesto. A tal riguardo, dicevo, vorrei portare all'attenzione dei nostri ascoltatori un articolo del Wall Street Journal a firma di un personaggio che abbiamo conosciuto nel bene o nel male nel Novecento, forse più nel male, tale Henry Kissinger, che non ha certo bisogno di presentazioni. Visto il suo ruolo drammatico in America Centrale ed in America Latina, il quale però, seppur alla soglia di 95 anni, mantiene una grandissima lucidità. E proprio qualche settimana fa, in questo articolo del Wall Street Journal, parlava chiaramente dei rischi dell'ordine liberale mondiale, cioè sostanzialmente. Scriveva Henry Kissinger, in questo momento noi, intesi come Stati Uniti d'America, da un punto di vista geopolitico, ci stiamo giocando la leadership con la Cina, e l'impressione anche per Kissinger è che la Cina ne potrà uscire come vincitrice. Ecco, la vicenda, questo momento diciamo di crisi pandemica ed economica legato al coronavirus, quindi potrebbe, come è stata fatta anche in altre puntate qui al vaso di Pandora, decretare un ulteriore peso, diciamo complessivamente, quindi vittoria della Cina potrebbe uscire ulteriormente rafforzata rispetto agli Stati Uniti, anche in una situazione che chiaramente non era prevista come quella del coronavirus. A, Fatto. a, assolutamente, assolutamente non prevista, il cui impatto, a mio avviso, più che modificare la tendenza o le tendenze, probabilmente modificherà i tempi. Questo è l'aspetto, a mio avviso, centrale, nella misura in cui li accelererà.
Questo io credo. È chiaro che molto dipenderà anche da quello che succederà all'interno dello scontro nel deep state americano. Ecco, difatti, e con questo mi ha dato proprio l'abbrivio per la domanda, diciamo, seguente. Ecco, che differenze e che pericoli vede a livello interno e anche a livello geopolitico nel caso di una riconferma di Trump o nel caso di una vittoria della componente clintoniana, conosciuta anche come deep state alle elezioni appunto presidenziali di novembre? Che differenze vede e che potenziali pericoli? Sì, questo è un punto fondamentale. Ovviamente noi possiamo avanzare delle ipotesi, però per cercare di capire quelle che potrebbero essere le ipotesi e gli sviluppi di questa situazione, potenzialmente anche molto pericolose, a mio modesto avviso, bisogna fare un piccolo passo indietro e ritornare alle elezioni di Trump, oramai di 4 anni or sono, perché noi allora abbiamo visto per la prima volta, probabilmente nella storia recente degli Stati Uniti d'America, forse solo nel contesto del caso Kennedy siamo arrivati a una situazione così pericolosa all'interno dei diversi poteri degli Stati Uniti d'America, ma abbiamo visto uno scontro all'interno, del deep state americano che io non dividerei classicamente come tra repubblicani e democratici. La situazione è molto più articolata, tiene conto di diversi livelli, di diversi interessi economici, del ruolo delle agenzie, dei diversi generali all'interno dell'esercito. Quindi una situazione molto più trasversale da questo punto di vista, dove però Trump ha vinto nonostante la maggior parte del deep state americano ovviamente non lo ha favorito. E qui i motivi della vittoria di Trump sono, a mio avviso, da ricercare proprio nei punti che introducevo all'inizio della nostra intervista, quando parlavo della situazione economica, quando parlavo del processo di deindustrializzazione americano e non solo americano, occidentale nel suo complesso. Questo scontro all'interno del deep state americano, che è stato feroce e che ovviamente a noi non è stato descritto in tutta la sua durezza all'interno degli apparati americani, io credo che non escludo che qualcuno possa anche averci rimesso le penne, tanto per essere abbastanza chiari ed espliciti, non è terminato con la vittoria di Trump, bensì è proseguito e sta proseguendo tuttora e io credo che rischia di riproporsi anche nei prossimi mesi, o perlomeno fino a quelli delle elezioni di novembre prossimo. Ma l'elemento politico interessante da capire, da sviscerare, è che questo scontro all'interno del deep state americano ha influenzato non solo la politica interna americana, ma soprattutto la politica estera americana. Non c'è un tema, un aspetto, un qualsiasi paese, dal Venezuela alla Cina, passando per l'Italia, che noi non possiamo affrontare in merito a quello che è il rapporto di questo eventuale terzo paese con gli Stati Uniti d'America, senza partire dal conflitto all'interno del deep state americano. Questo è il punto politico fondamentale dal quale partire. Ora, Trump fino a qualche mese fa era certo della sua rielezione, oggi a mio avviso lo è molto meno e ovviamente i dati economici da questo punto di vista rischiano di non aiutarlo più. Nell'ipotesi in cui Trump vinca, è chiaro che si apre un contesto molto interessante dal punto di vista internazionale, anche perché Trump non potrà più essere rieletto, per cui tutti quei vincoli, chiamiamoli
chiamiamoli vincoli, e forse è un eufemismo, che ha dovuto affrontare in questi 4 lunghi, lunghissimi anni, verranno in parte meno, verranno parzialmente meno. E faccio soprattutto riferimento ai seguenti aspetti, e cioè in primo luogo al rapporto con la Cina. Trump vuole in realtà un accordo con la Cina. Ovviamente Trump vuole un accordo per quella che è la sua visione politica, e cioè sedendosi al tavolo delle trattative, ma non considerando l'avversario effettivamente alla pari, ma quindi vuole un accordo tenendo conto di un rapporto privilegiato, di un rapporto di forza che forse solo da un punto di vista militare, forse rende ancora gli Stati Uniti superiori alla Cina, ma non al binomio Cina-Federazione Russa, ad esempio. Questo è un altro aspetto molto interessante. Ma Trump vuole questo accordo per un motivo molto semplice, e anche qui dovremmo in realtà partire dal grande disavanzo commerciale degli Stati Uniti d'America, quindi della bilancia commerciale, delle partite correnti, che necessita di un continuo afflusso di denaro, in questo caso di risparmio, ma il risparmio a livello mondiale oggi lo può fornire in grande quantità e sempre di più il grande mercato cinese di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, con oramai diverse centinaia di milioni di lavoratori cinesi che hanno un livello di vita e un potere d'acquisto analogo a quello che abbiamo noi europei occidentali. Forse dovrei dire avevamo noi europei occidentali fino a qualche anno fa. Nel contempo Trump auspica in maniera molto chiara, e questo non l'ha mai nascosto, un rapporto privilegiato anche con la Federazione Russa, con Vladimir Putin, con il quale vuole arrivare ad un accordo politico-militare che tenga conto quindi di una serie di situazioni che vanno il rapporto con la NATO, alla stessa Ucraina, al numero di testate nucleari. Ecco quindi che io credo che se Trump verrà rieletto potrà muoversi più liberamente per quanto attiene questo tipo di politica, che a mia modesta visione, e lo dico pure essendo per formazione politica ideologica ben distante da Trump, vorrei essere chiaro, vede però, a mio avviso, la possibilità di far emergere il tema della pace in maniera più chiara ed evidente dall'ipotesi contraria, dall'ipotesi, scusate, opposta, e cioè quella invece di vedere la vittoria di un candidato, diciamo democratico, ma più esplicitamente di riferimento dell'establishment del deep state. E è chiaro che se avesse vinto la Clinton, personalmente sarei stato molto più preoccupato, e forse oggi avremmo avuto una situazione politico-militare a livello globale molto, molto, molto più grave. Con Biden questa situazione ovviamente non viene meno, e quindi a mio avviso, per quanto riguarda il tema della pace e della guerra, un candidato come Biden, proprio per le pressioni che riceverebbe dal deep state americano, avrebbe molte più difficoltà nel cercare una serie di accordi economico-commerciali, militari, che sono la precondizione perché il confronto non sia militarmente aperto.